Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi che cosa ho ricevuto quest'anno a Natale. Come ogni anno ci tengo a specificare che questo video non è fatto per vantarmi, per ostentare quello che ho ricevuto, ma semplicemente per condividere qualcosa che mi ha reso immensamente felice. Non tanto i regali singoli, ma il pensiero, il fatto che qualcuno abbia pensato a me, abbia appunto pensato di regalarmi qualcosa che potesse rendermi felice. Non è Natale a casa mia se non ricevo un bel pigiamone caldo. Questo non è fra i più calorosi che ho in casa, però è veramente molto carino. Innanzitutto per i pantaloni che sono super morbidi e con questa trama tartan che chiama subito Natale, sono magnifici. Questi li userò penso tutto l'anno in casa perché sono veramente molto caldi, morbidi e poi mi piace tanto il colore. La parte sopra invece è blu con questi disegni che richiamano la pasticceria, il fare i biscotti, è una specie di ricetta su come fare gli omini di zenzero ed è veramente molto carina. C'è qualche pelucchio qua e là perché sono piena di gatti in casa, quindi è molto difficile stare alla larga dai peli. Nel caso foste curiosi, comunque il pigiama è di Oysho, la mia marca preferita per quanto riguarda i pigiami perché sono super morbidi e carinissimi. Quest'anno ho ricevuto una sorpresa molto inaspettata da parte della Kawaii Box, che tra l'altro mi ha anche scritto un bigliettino dolcissimo. Mi hanno inviato una scatola con alcuni prodotti all'interno, come ad esempio questo pacchetto di poke che ho già terminato perché non potevo resistere. Questo era il gusto di latte alla fragola, veramente molto delicato e buono. Penso che fosse ispirato un po', alle bevande che danno ad esempio i bambini alle mense, comunque veramente molto buono. C'è poi una barretta al cioccolato che non ho molto il coraggio di aprire perché sulla confezione ci sono gli Tsum Tsum che mi piacciono tantissimo ed è veramente molto carino, sembra tipo un wafer ricoperto di cioccolato. Calzini super morbidosi e pucciosi, questa dovrebbe essere Melody se non sbaglio. Sono tipo in spugna e sono veramente molto morbidi anche se ancora non ho aperto il pacchetto, però spero di utilizzarli presto. L'unica cosa è che sono corti, quindi ho paura di sentire comunque freddo usandoli, però sono veramente adorabili. A proposito di Tsum Tsum, mi hanno mandato anche un set di stickers, quelli in 3D morbidosi, con appunto gli Tsum Tsum ed è tutto a tema natalizio, sono veramente adorabilissimi. Mi hanno mandato anche un ciondolo peluche, un gattino rosa all'interno di una banana che ho appeso subito allo zaino perché è troppo carino e mi rispecchia tantissimo, quindi lo sfoggio sempre. Ho ricevuto poi una confezione regalo della Benefit, guardate che meraviglia, è tipo un mappamondo. Mi piacciono un sacco i colori utilizzati, il fucsia e questo verde acqua, veramente molto molto belli. Spero di riuscire ad aprirlo bene. Ok, ecco qua, questi sono tutti i prodotti che ci sono all'interno, ovvero la crema viso, sto terminando quella che sto utilizzando al momento, quindi sono molto curiosa di provare questa. C'è inoltre un siero, sempre per il viso, e la crema per il contorno occhi, questi due sono in formato mini, e poi c'è un primer per sopracciglia che serve per prepararle al trucco o semplicemente per rinforzarle, farle crescere più folte, mi sembra di aver capito così. Ovviamente non lo userò per questo motivo perché vedete non ne ho bisogno, però sono curiosa di provarlo perché solo recentemente mi sono avvicinata al trucco per sopracciglia. Comunque sono tutti prodotti che non vedo l'ora di testare, anche perché sto terminando i prodotti viso per quanto riguarda il giorno e quindi li testerò prestissimo. Piccola curiosità, la prima volta che ho visto questo mappamondo, invece che leggere Be Right, avevo letto Brighton, non so per quale motivo, però mi ha fatto un sacco ridere perché Brighton mi piace tanto come città. Sempre a proposito di beauty, più o meno, ho ricevuto anche uno specchio illuminato o illuminabile, insomma, con delle lucine all'interno. Adesso ve lo apro sperando di non accecare nessuno. Intanto quella è la fotocamera. Allora, lo specchio aperto si presenta in questo modo. Da questa parte ci sono due specchi diversi perché rappresentano due ingrandimenti differenti, mentre queste due parti sono, diciamo, normali. Le luci sono attorno allo schermo principale e qua c'è un tastino touch, quindi si illumina in questo modo. Va a pile, una cosa che trovo molto comoda perché in questo modo me lo posso spostare dove voglio in casa, dove ad esempio non ho la luce, questo è il senso dello specchio illuminato. Ha poi un cavetto USB per cui è possibile collegarlo alla corrente o ad esempio al computer nel caso non abbiate delle batterie. Comunque lo trovo veramente molto comodo, lo sto utilizzando molto ultimamente perché nonostante io abbia una postazione trucco abbastanza illuminata, avere
la luce proprio nello specchio mi permette di vedere meglio i dettagli del mio viso e quindi tutte le imperfezioni di questo mondo. Parlando di confezioni carine, ho ricevuto anche questa scatoletta in latta molto molto carina. C'è una personcina con tanti pacchi regalo fuori dal negozio, la trovo molto natalizia. E all'interno ci sono due creme per le mani. La prima è i fiori di ciliegio, è una profumazione veramente molto delicata, a me piace da impazzire. L'altra invece è una crema mani e unghie con le mani. Quindi penso sia un po' più ricca e corposa. In ogni caso mi piace tantissimo il packaging e non vedo l'ora di provarle. Anche perché soprattutto in inverno le mani veramente molto molto secche rischiano di spaccarsi per il freddo, quindi fa sempre comodo avere qualche crema extra. Passando ora agli accessori, ho ricevuto gli orecchini che indosso in questo momento, che sono della Guess e hanno una forma geometrica a triangolo che mi piace molto perché sono molto semplici e delicati e a me non piacciono le cose molto vistose, probabilmente avrete visto che sono sempre spoglie di accessori o veramente poche cose, quindi questo è il giusto compromesso per avere qualcosa, un po' di luce, qualcosa che impreziosisca, diciamo, il viso, ma allo stesso tempo non è invadente. E poi ho ricevuto questa collana meravigliosa che non vedo l'ora di sfoggiare sui miei maglioncini preferiti perché è sui toni oro rosa. La base è infatti in oro rosato e poi ci sono delle perline, delle applicazioni rosa, veramente molto delicate comunque. È un accessorio che a me piace tanto, ovvero la collana abbastanza vistosa, soprattutto abbinata ai maglioncini. Dai miei genitori ho ricevuto inoltre questo paio di scarpe della Geox. Io non sono una persona molto da tacchi, preferisco camminare comoda, però allo stesso tempo vorrei qualcosa di elegante. Quindi queste scarpe sono state il giusto compromesso perché sono nere, lucide, veramente molto eleganti, sono tipo stringate però senza lacci e sono estremamente comode. Sono estremamente pratiche e comode. Mi piace tantissimo il design e la forma che danno soprattutto al mio piede. Hanno un leggerissimo rialzo, per il resto sono basse, sono estremamente comode, sia con i calzini che senza, le sto portando da Dio e soprattutto si abbinano facilmente a tutto ciò che ho nell'armadio. E lo so che può sembrare un paio di scarpe abbastanza semplice e banale che tutti dovrebbero avere. Ma ecco, a me mancava, quindi sono stata felicissima di questo regalo. Dalla mia amica Arianna ho ricevuto poi la tazza della Penguin di Orgoglio e Pregiudizio. Da quando ho letto il romanzo sono ossessionata da Orgoglio e Pregiudizio, volevo comprarmela io questa tazza, infatti non ce l'avevo nella lista desideri, stavo per comprarmela, invece l'Arianna mi ha fatto questa immensa sorpresa, cioè si vede che mi conosce veramente tanto. E niente, la uso tipo tutti i giorni, o per il tè o per la camomilla e non solo è stupenda, mi piace proprio anche la forma perché è leggermente stondata verso la fine, quindi mi piace proprio tenerla in mano. Non è gigante come altre tazze che posseggo, quindi va bene per qualsiasi tipo di infuso o di tè, veramente è versatile e in foto fa una figura pazzesca. Ho ricevuto poi una cosa che non mi aspettavo di ricevere, ovvero una bottiglia. Adesso ve la mostro bene, una cosa che mi ha lasciato veramente sorpresa perché è qualcosa di bello e di utile soprattutto. È una sorta di borraccia a forma di bottiglia ed è termica, quindi tiene sia il caldo che il freddo. Come vedete è semplicissima, sul fucsia, uno dei miei colori preferiti. Sembra veramente enorme, infatti contiene più di mezzo litro, se non sbaglio 75 cl. Penso che la utilizzerò per metterci l'acqua da portare a lavoro, nonostante non mi piaccia l'acqua particolarmente fredda. È comunque molto stilosa, cioè mi piace. Ed è una di quelle cose che non capisci di volere finché non ce l'hai fra le mani. Passiamo ora ai libri e fumetti che ho ricevuto quest'anno. Il primo è ovviamente Zero Calcare. L'elenco telefonico degli accolli è penso l'ultimo fumetto che mi mancava di Zero Calcare per averli tutti, quindi sono curiosissima di leggerlo, soprattutto sotto le feste, perché anche l'anno scorso, se non sbaglio, ho letto qualcosa di Zero Calcare subito nell'anno nuovo per incominciare alla grande, quindi non vedo l'ora di leggere anche questo. Ho ricevuto poi Il Canto delle Onde, che non mi aspettavo in questa edizione enorme come blu di Angela Vianello. Sono rimasta molto sorpresa dal formato, ma era un fumetto che volevo leggere da tanto perché la disegnatrice è Lo Putin, a me piacciono molto i suoi disegni. La storia invece di Marco Rincione. Sia il titolo che la copertina richiamano molto il mondo marino e non vedo l'ora di leggerlo, sono veramente molto incuriosita. Ho dato una sbirciata ai disegni
E sono bellissimi, ovviamente. Da Alessia ho ricevuto invece Dammi mille baci di Eva Cantarella, un libro che non vedevo l'ora di leggere, infatti l'ho subito letto appena è arrivato e mi è piaciuto tantissimo. È un saggio che parla di amore, ma non solo, ai tempi dell'antica Roma. Una lettura che ho trovato estremamente interessante e anche istruttiva, soprattutto per quanto riguarda le relazioni che c'erano al tempo, le tradizioni, i costumi, il diritto, la politica, insomma, tante cose diverse, ed è una lettura che non è affatto pesante. Da Erika ho ricevuto invece The Bees di Carolyn Duffy, una raccolta di poesie, la prima raccolta di poesie di questa autrice. Come vedete, la copertina è stupenda, questi inserti dorati veramente meravigliosi. Comunque, mi sto avvicinando recentemente alla poesia e sono curiosa di leggere anche questa raccolta. Non so bene di che cosa parlino queste poesie, ma lo scoprirò presto. Questi erano quindi tutti i regali che ho ricevuto quest'anno a Natale. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avete ricevuto voi, perché come sapete sono molto curiosa. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!